Lei è stato un candidato sindaco all'epoca della giunta Chiodi, poi di quella che è stata la giunta Chiodi, ha avuto una lunga esperienza politica. Beh, che cosa ne è stato di questo modello Teramo? L'espressione modello Teramo era stata inventata dal dottor Albi. Andrebbe processato in piazza per aver inventato un nome che poi è rimasto per 15 anni. Non era un modello allora, non è un modello Teramo, perché se la città si è ridotta in questi termini, io penso che vada addebitata la responsabilità a questo modello fantomatico, che in realtà dopo 4 anni si è trasferito per intero all'Aquila, è stato ereditato da Brucchi e senza fare i giudici la città è sotto gli occhi di tutti. Credo che di questo modello non resti niente. Grosso modo somiglia a certe signore, no, dell'alta società che, nonostante i rammenti, dopo anni e anni e anni, oppure certi virgulti della buona società, nonostante le ginnastiche, si ritrovano con il corpo decomposto. Teramo è così. Cosa vede per il futuro di questa città? Io sono un catastrofista, no? Sono ottimista nella vita, sono pessimista per la città. Già nel 2005, quando venne il governatore Pace, io elencai il numero dei negozi chiusi a Teramo. Fui apostrofato in malo modo dicendo che ero un catastrofista. Basta girarsi intorno. Teramo penso che abbia 3.000 abitanti. Il terremoto non c'entra nulla, anzi, il terremoto ha salvato in parte questa amministrazione, gli ha permesso di sopravvivere, di crearsi un alibi nelle cose. E che la disamministrazione di 15 anni ha prodotto questo disastro, o ha contribuito o non ha saputo fare argine. Non c'è una responsabilità diretta perché loro hanno fatto chiudere i negozi, hanno reso la città inabitabile e che evidentemente non hanno fatto il mestiere di un amministratore, che è quello di pensare almeno con 10 anni d'anticipo. Questi non governano il presente, figuriamoci se possono prevedere, possono programmare per 10 anni. Se prendiamo i programmi del sindaco o del precedente sindaco, non è stato realizzato un'opera, oppure le opere che sono dannose, dall'ipogeo al mostro dell'ospedale, no? Quel parcheggio enorme, del tutto fuori luogo, fermato. Non parliamo di Piazza Dante perché qui si riapre una ferita terribile. Lei crede che il sindaco Maurizio Brucchi ritirerà le dimissioni? Io credo di sì, perché si ricomporrà un aggiunto, non so con quanti sconfitti, perché ci saranno degli sconfitti, però siccome voglio bene a Maurizio Brucchi, no? Ho dell'affetto e glielo ho palesato pubblicamente, io direi, essendo medico, di smettere con l'accanimento terapeutico, di lasciare la città morire così, di non continuare questa agonia, perché se in Italia si introdurrà, sarà introdotta l'eutanasia, oppure ce ne andremo in Svizzera, essendo medico che riconosca questa occasione, resti lì dove sta e soprattutto non ricomponga i cocci. Castelli ha dei grandi vasi, però i vasi che si rompono si rimettono con l'attacco, non sono mai come prima.